Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto. Ci vogliamo soffermare sul blackout del dialogo tra amministrazione comunale e Confcommercio e commercianti. Un dialogo interrotto, forse mai partito, non certo per causa vostra. Sicuramente sì, perché noi come Confcommercio nelle nostre delegazioni abbiamo sempre avuto una funzione, quella di provare a risolvere i problemi facendo dei tavoli. Questi tavoli puntualmente non hanno prodotto nulla, non ci hanno sdrenato, ci portano a un muro contro muro dove addirittura ci veniamo tacciati di cose che non voglio neanche ripetere perché ci sentiamo veramente offesi. Riteniamo che da questo momento in poi il dialogo con l'amministrazione sia interrotto. Si è interrotto per due ordini di ragioni. Uno, perché con gli assessori non riusciamo mai a portare a un risultato definitivo. Abbiamo sul tavolo parecchie argomentazioni. La nostra funzione, che è quella di tenere il nostro quartiere in ordine, di tenere il nostro di adottarlo, di far sì che la sicurezza stradale, la sicurezza generale, la viabilità, i cittadini. Voglio ribadire una cosa: i cittadini, quando hanno qualche problema, si rivolgono a noi commercianti e noi puntualmente. Anche perché le circoscrizioni non ci sono più e quindi diventate voi un punto di riferimento. Ma vogliamo essere un riferimento serio, puntuale, produttivo. Purtroppo abbiamo capito che forse siamo stati confusi in quella che è la nostra missione, perché c'è un po' di confusione da parte dell'amministrazione. Se poi loro le nostre critiche produttive, critiche serie che avrebbero voluto portare a delle soluzioni, non ritengono che siano delle critiche d'altro tipo, allora noi proviamo a fare dei ragionamenti diversi, dove, credetemi, la situazione è estremamente grave per quello che riguarda la crisi generale. Voglio ribadire una cosa: è vero che è una crisi generale legata al mondo, ma a Taranto è, credetemi, è veramente difficile. È difficile per una serie di inadempienze che l'amministrazione ha.